Igor Jezzi, come commenta questo risultato per l'Europeo? Ecco, un entusiasmo, è andato molto bene, per la Lega è una rinascita, siamo il quarto partito nel paese e soprattutto facciamo parte del terzo raggruppamento in Europa, quindi vuol dire che finalmente in Europa ci sarà un'opposizione vera che si batterà per la difesa dei nostri cittadini. Ora cosa cambia? Secondo me cambierà molto perché fino al mese scorso in Europa non c'era un'opposizione vera, il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo fanno finta di litigare ma poi si mettono d'accordo, adesso finalmente arrivano lì un centinaio di rompiscatole pronte a dare battaglia su tutti i temi che interessano alla gente, dall'agricoltura all'economia, alle politiche sociali, cioè tutto ciò che riguarda la difesa del nostro territorio, e lo faremo con parlamentari decise e determinati. La vittoria di Le Pen in Francia e il risultato degli euroscettici in tutti i paesi d'Europa e il risultato della Lega qui da noi può cambiare molto. Come analizza invece il risultato degli altri partiti? La vittoria di Renzi è dovuta al fatto che ha fatto tante promesse, la gente ha creduto, adesso starà a lui mantenerle. Il risultato di Grillo testimonia che mandare a quel paese tutti senza proporre nulla di concreto non è ciò che piace alla nostra, che piace alla gente. Cioè, noi in questo momento sul territorio ci sono famiglie che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese con figli disoccupati, senza casa, sfrattati. Sentire una persona che continua a mandare a quel paese tutto e tutti senza proporre però nulla di concreto, chiaramente Non paga. Con noi abbiamo fatto una scelta diversa come Lega, per esempio. Abbiamo parlato di cose concrete, come dicevo prima, dall'agricoltura all'asilo nido, ed è stata una modalità di espressione che ha pagato.